Renato Farina è un collega giornalista di Libero, giornale diretto da Vittorio Feltri. Ecco, è stato il trend union fra Lavello e Venezia, ha creato le condizioni per cui si realizzasse questo bel gemellaggio, il carnevale, il domino di Lavello che viene in piazza San Marco a Venezia per il carnevale, e quindi Venezia ritorna qui a Lavello. È un evento assolutamente unico. Come ha fatto a creare queste condizioni? Allora, io, come tutta la gente del mondo, conosce Venezia e la ama, però mi rammarico del fatto che il Lavello e il Vulture, quest'angolo meraviglioso della Basilicata che ha un panorama assolutamente unico, che somiglia in qualche modo all'Oriente, alle steppe orientali, però più dolci, invece lo conoscono meno. Allora ho pensato, peraltro sostenuto dall'ambizione che a Lavello vibra, perché siete ambiziosi, non volete Lavello e la Basilicata non vuole essere chiusa in se stessa, perché ha qualcosa da dare a tutti. Questo ci onora, ha detto da lei, insomma, che viene da un osservatorio privilegiato, appunto il suo giornale, la sua attività. Quando sono stato qui a Lavello, io conoscevo già naturalmente tutto, avevo letto Viaggio in Italia di Piovene, che dedica pagine molto interessanti alla Basilicata e ha fatto anche delle trasmissioni televisive su questo, e io sono sconvolto dalla distanza che c'è tra la simpatia enorme che suscita la Basilicata e la conoscenza della Basilicata sul campo. Cioè, la Basilicata è molto simpatica, tant'è che arriva quasi sempre prima tra le regioni italiane più apprezzate dalle altre, ma non vorrei che fosse perché non rompe i coglioni, mi spiego? Non so se si può dire in televisione, oramai si può dire tutto. No, ma è così, no? Cioè, mentre secondo me voi dovete rompere le scatole, perché siete una terra bellissima, ricca di cultura, con un terroir, cioè io non voglio usare la parola francese a caso, ma i francesi hanno questa forza, hanno avuto questa forza di tenere insieme cultura, gastronomia, economia, paesaggi, in un tutto unico, per cui sono in grado, quando tu pensi, magari bevi lo champagne alla cieca, non è buono come i nostri, però la parola champagne evoca i paesaggi. È un brand ovviamente. È una cosa immaginaria, come Venezia, come prima mi hai detto tu, no, parlando di Venezia, che è più di una città, è un'altra cosa, è un'idea dell'anima, no? Cioè è una dimensione dell'anima. Così io, allora, ho letto la storia del domino e ho visto che... Sei appassionato, insomma, a questa idea. Sono appassionato, poi vedo che è geniale, perché il domino, che vuol dire il signore, no? Dice questo: io ho sempre pensato che le maschere servissero a nascondere qualcosa, no? Invece le maschere ci aiutano a capire che sotto la maschera c'è una persona. E persona vuol dire maschera, si traduce in maschera. E nel domino di Lavello io vedo questo portato alla quintessenza, cioè tutti sono signori. Dire il dominus, si sostituiscono al signore, ma sono signore, è un'affermazione di realtà molto forte, molto interessante, molto anche contemporanea, no? È molto bello questo che sta dicendo. Poi, da una persona di cultura come lei, appunto, avendo collegato Venezia, che di carnevale si parla a Venezia dall'anno 1000, cioè dal 1090, insomma, dalle prime fonti, quindi aver creato questo connubio per noi è straordinario. Poi l'amore che lei sta riscontrando anche da queste parti, questo ci sembra importante.
domanda. Il Carnevale di Venezia, con le sue maschere, ha qualcosa di lievemente triste e malinconico? Perché Venezia è malinconica, no? Perché è così, la bellezza è un po' malinconica. Lavello ci ha messo dentro, in Piazza San Marco, un frizzico di gioia supplementare. E questa cosa è arricchente, no? Infatti la gente in piazza, gli stranieri hanno partecipato, si sono lasciati coinvolgere dalle maschere di Lavello, dal domino di Lavello, hanno ballato. Allora c'è stata come una simbiosi tra la malinconia di Venezia e l'allegria lucana. L'allegria lucana. Un'operazione che potrà ripetersi. Ma io me lo auguro che si consolidi, perché gli organizzatori sono contenti. Il city manager di Venezia, che è la persona che ha creato il ponte, è contento. Il sindaco anche. Diciamo che Venezia ha ricevuto molto e ha dato molto. Lavello, e la presenza qui in Basilicata della rappresentanza del Carnevale di Venezia è molto importante. Non è casuale, è una cosa importante. Un'ultima battuta sul suo giornale, sul Libero, su Feltri. Feltri, persona, insomma, con la sua simpatia, con la sua ironia, suo sarcasmo, spesso crozza, insomma, ne mette in luce questi aspetti. Ecco, un particolare su questo. Ma allora, ho già detto che Feltri sa molto bene che il modo con cui lo rappresenta Crozza è assolutamente particolare, cioè è una maschera. Ecco, è una maschera. Ha trasformato Feltri in una maschera che dice cose paradossali, totalmente fuori dal mondo, ma con naturalezza. Non si arrabbia Feltri, oh? Per nulla, Feltri non si arrabbia. Ha solo detto almeno vestiti bene, gli ha regalato un vestito, gli ha anche la anche le camicie, gli dice ma scusami, ma... Questa è una bella novità questa. Ma sì, perché poi la popolarità di Feltri Crozza l'ha fatta crescere, perché non lo tratta con antipatia, lo tratta con paradossalità, no? Grazie, allora buon rientro al nord e un abbraccio dal sud lucano. Grazie, ricambia di cuore. Arrivederci.